Ancora un'altra settimana in zona rossa per tutta la provincia di Arezzo. Questo quanto deciso dal presidente della regione toscana Eugenio Giani alla luce dei numeri sul contagio 273 per 100.000 abitanti, ma ad incidere è stata anche la situazione di stress nelle strutture ospedaliere ormai sull'orlo della saturazione. Ieri c'era la coda delle ambulanze per entrare al pronto soccorso, non c'è più riserva di posti, questa diventa la nostra criticità. Io sono mesi e mesi e mesi che sto dicendo che occorre una struttura aggiuntiva, che poi si hanno le tende con i medici militari, con i medici in pensione, non lo so, non mi devo occupare io di sanità, io mi devo occupare di salute e mi accorgo e mi rendo conto e ho detto e credo a questo punto di essere riuscito a smuovere un po' la coscienza del Presidente che nella Toscana Sud abbiamo bisogno di più posti letto perché il virus sta crescendo, le varianti si stanno facendo sempre più aggressive e quindi rischiamo di non avere più riserva. È dunque allarme ospedali in tutta l'area vasta ed il primo cittadino è tornato a ribadire ancora una volta la disponibilità del comune ad individuare locali adeguati ad accogliere pazienti Covid per alleggerire così la pressione sugli ospedali. Però bisogna fare in fretta perché altrimenti buttiamo via il bambino insieme all'acqua sporca. Il sistema economico della provincia è provato, provatissimo. Tra l'altro devo anche dire che ieri, se non ci fosse stato questo problema degli ospedali, molto probabilmente la Valdichiana sarebbe ritornata in zona arancione, perché ha dei numeri che sono confortanti, ma siccome è il numero totale di malati della nostra ASL sud-est che conta, e in questo momento purtroppo anche loro sono dovuti rimanere come tutti gli altri a livello provinciale in zona rossa.